amici bianconeri, eccoci, rieccoci con il calcio polario. Allora, fino ad ora abbiamo visto che cosa sia stata in realtà Calciopoli, abbiamo visto gli elementi della farsa, abbiamo visto il processo sportivo come si è svolto e abbiamo visto soprattutto cosa è rimasto dei motivi delle condanne. Oggi parliamo, come vedete, di quello che è l'argomento per noi fondamentale, vale a dire gli scudetti numero 28 e numero 29, che sono quelli che ci sono stati ingiustamente sottratti attraverso le sentenze di Calciopoli, quindi in quei processi, e sono quelli intorno ai quali ruota un pochino tutto il nostro discorso, evidentemente. Allora, cominciamo dalle certezze che sono emerse. Il campionato 2004-2005 non è stato alterato né da frodi sportive né dall'attività della cosiddetta associazione per delinquere. Parliamo di certezze emerse tanto nei processi sportivi quanto nei processi penali, quindi quelli che sono i dati ad oggi già consolidati. Il campionato 2005-2006 non è neanche mai stato oggetto di alcun tipo di inchiesta. Quindi questi due campionati sono stati vinti dalla Juventus in maniera regolare e non sono stati falsati. Però gli scudetti ci sono stati sottratti. Come ci sono stati sottratti? Ci sono stati sottratti ingiustamente dai processi del 2006, che sono stati processi, come abbiamo visto, sommari e soprattutto frettolosi. Evidentemente questo è stata conseguenza di che cosa? Di indagini che sono state parziali, probabilmente mirate, di sicuro condotte a senso unico, perché abbiamo visto che la stragrande maggioranza del materiale non è stato utilizzato nelle indagini che poi hanno portato a quei processi. Quindi gli effetti quali sono stati? Sono stati, l'abbiamo visto negli scorsi incontri, la sottrazione degli scudetti del 2005 e del 2006, la retrocessione in Serie B, la penalizzazione. Sono effetti devastanti non solo però da questo punto di vista, sono effetti devastanti perché c'è stato un depauperamento sportivo e c'è stato di fatto l'azzeramento societario. Perché depauperamento sportivo? Perché è stata smantellata, sostanzialmente è stata distrutta quella che era la squadra, il patrimonio umano, il patrimonio dei giocatori che c'erano in quel momento, ma non solo, ma anche il patrimonio di uomini all'interno della società che erano presenti in quel momento. Di fatto la società è stata azzerata nel 2006, non è solo partita dalla Serie B, è partita con una dirigenza diversa, è partita con degli obiettivi diversi e così via. I danni economici incalcolabili, sì, assolutamente incalcolabili, anche i famosi 444 milioni o quasi che facevano parte di quella famosa richiesta di risarcimento fatta dalla Juventus nei confronti della FIGC, sono probabilmente un terzo di quello che è il danno reale che in questi 10 anni la Juventus ha subito rispetto alla questione Calciopoli. Non dimentichiamoci che nel 2006 il fatturato della Juventus era praticamente uguale a quello del Barcellona. Negli anni successivi i milioni di differenza tra il fatturato del Barcellona e quello della Juventus sono stati 100, 150, anche 200 in qualche caso. Facciamo una media di 150 all'anno per 10 anni. Ed è abbastanza facile capire quale sia stato il danno economico. Ma il danno economico è solo una parte, perché poi c'è il danno d'immagine, il danno tecnico, perché comunque riparti dalla Serie B, quindi fai comunque 2 anni senza coppe, poi gli anni senza coppe ce ne saranno altri negli anni successivi, evidentemente, perché comunque la società di fatto riparte da capo, la squadra riparte da capo. Quindi è praticamente impossibile calcolare quale sia stato il reale danno. Pensiamo solo ad una cosa, gli sponsor, le sponsorizzazioni. Nel 2006 la Juventus era una delle società più ambite, la seconda, terza, quarta al massimo società al mondo. Negli anni successivi gli sponsor scappavano appena sentivano il nome Juventus, perché noi eravamo quelli che avevano in qualche modo rubato per via di Calciopoli. Quindi attenzione, il danno non è solamente quello economico legato al fatturato eccetera eccetera, o quello sportivo legato al fatto che avresti potuto vincere delle cose e non le hai vinte, ma ci sono dei danni enormemente più pesanti che poi per fortuna negli ultimi anni sono stati pian piano non annullati, perché è impossibile annullarli, ma comunque vi si è posto rimedio, perché oggi di nuovo la Juventus è una società di quelle ambite dagli sponsor, eccetera, eccetera, eccetera.
Vediamo che cosa si può fare, visto che quei danni ovviamente ormai ce li siamo beccati e ce li teniamo, che cosa si può fare invece per riportarli a casa dal punto di vista giudiziario, questi scudetti. Allora, quindi ragioniamo sugli aspetti fondamentali. Il primo aspetto fondamentale è che le sentenze sportive del 2006 sono sentenze definitive, sono sentenze che sono passate in giudicato, sono sentenze che sono state confermate perché la Juventus nel 2006, la Juventus che in quel momento era presieduta da Franzo Grande Stevens e poi da Giovanni Cobolli Gigli, rinunciò il 31 agosto alla presentazione di quel famoso ricorso al TAR che, qualora fosse stato accettato, avrebbe permesso di evitare la maggior parte dei danni di cui parlavamo un attimo fa. Poi probabilmente magari non l'avrebbero accettato, per carità, non lo sappiamo. Di sicuro, se non lo presenti, non lo accettano. Se si vogliono superare le sentenze sportive del 2006 e i loro effetti, come abbiamo visto, devastanti, dal punto di vista giudiziario c'è una sola strada, cioè il ricorso a quel famoso articolo 39, del quale tanto si è parlato in questi anni, spesso, mi verrebbe da dire quasi sempre, a sproposito. Quindi la via giudiziaria, l'unica via giudiziaria percorribile, è quella di ricorrere a questo famoso articolo 39. Cerchiamo di capire una volta per tutte come funziona questo articolo 39. Allora, l'articolo 39 permette di fare che cosa? Di richiedere la revocazione delle sentenze sportive, puntando a che cosa? Puntando alla revisione del processo. Ora, puntare alla revisione del processo sportivo significa rimettersi nelle condizioni nelle quali si era nell'estate del 2006. Che cosa però ci può permettere di arrivare a questo? Perché questo articolo 39 è così importante? Perché l'articolo 39 prevede la possibilità di riaprire dei procedimenti anche inappellabili in presenza di nuovi elementi decisivi. Attenzione, nuovi elementi decisivi che però devono essere elementi comprovati, elementi certificati, elementi che vengano fuori o da una sentenza o da un pronunciamento, o comunque che si tratti di fatti che non siano discutibili, cioè che siano reali, punto e basta. Devono essere fatti che sono stati scoperti dopo la sentenza, oppure fatti che all'epoca della sentenza siano stati omessi, qualcuno se ne sia dimenticato o li abbia comunque tralasciati, oppure che le prove che hanno incriminato e che quindi hanno permesso di arrivare a quella sentenza si siano rivelate nel tempo non veritiere. Evidentemente i verdetti sportivi dell'epoca sappiamo perfettamente che sono basati su cose non veritiere, che ci sono una serie di informazioni che comunque all'epoca dei fatti non c'erano e così via. Non dimentichiamoci però che c'è un altro aspetto. Allora, per impugnare le sentenze sportive con l'articolo 39 non è prevista la prescrizione, così come non è prevista la prescrizione per l'assegnazione degli scudetti, perché in realtà noi oggi nel 2016 potremmo parlare di riassegnazione di scudetti che per esempio sono stati revocati, che so, al Torino Calcio nel 1927 o giù di là. Insomma, potremmo parlare anche di procedimenti riferiti a 90 anni fa attraverso l'articolo 39, ammesso che ci siano delle nuove prove che sono state scoperte dopo l'epoca dei fatti. Quindi non c'è prescrizione per gli scudetti, non c'è prescrizione neanche per l'articolo 39. Io potrei nel tempo scoprire qualche cosa che mi permetta di essere riconosciuto innocente in un processo sportivo nel quale ero stato riconosciuto colpevole. È successo per esempio a Guardiola, l'attuale allenatore del Manchester City, che quando smise di giocare fece ricorso all'articolo 39 perché aveva subito una squalifica con accuse, credo, di doping nel corso della sua carriera di giocatore, e gli dava fastidio avere questa macchia nel suo curriculum. Tra parentesi, gli diedero ragione e oggi il curriculum sportivo di Guardiola, del Guardiola giocatore, risulta assolutamente pulito, quindi gli diedero ragione. Ci sono però dei termini invece, non c'è la prescrizione, ma ci sono dei termini. Nel momento in cui emergono questi fatti nuovi, vengono certificati questi fatti nuovi, abbiamo 30 giorni di tempo per fare che cosa? Per richiedere
attraverso l'applicazione dell'articolo 39, alla Corte federale che vengano revocate le sentenze che ci hanno condannati. Tutto ciò, come dicevamo prima, per puntare ad ottenere la revisione del processo. Quindi 30 giorni, l'impugnazione per revocazione va richiesta alla Corte federale entro i 30 giorni, ricordando però un aspetto fondamentale, che la sentenza dell'eventuale nuovo processo, qualora fosse stata accettata la richiesta di revocazione, qualora si fosse arrivati alla revisione, non sarà più appellabile, non sarà più impugnabile. In soldoni, l'articolo 39 lo si può utilizzare una sola volta. Quindi è bene farlo quando si è nelle condizioni giuste, quando si ritiene di non avere di fronte una giustizia sportiva come quella che abbiamo visto in questi anni. Per cui riepiloghiamolo e chiariamolo bene. Nelle condizioni di oggi, un eventuale nuovo processo sportivo verrebbe celebrato a cura della stessa FIGC di oggi, con giudici scelti dalla FIGC di oggi. Li abbiamo già visti in azione nel caso Conte per quello che riguarda il processo per calcio scommesse, ad esempio, no? Quindi è il caso, non è il caso, non lo so. La decisione la deve prendere la Juventus, la dovrà prendere la decisione se e quando riterrà opportuno chiedere l'applicazione dell'articolo 39. Io credo che sia abbastanza difficile ottenere giustizia per via giudiziaria. Probabilmente è più utile seguire altre strade, quindi quelle di una trattativa con la FIGC, che poteva essere, magari sarebbe potuta essere basata sull'esito delle sentenze di Cassazione, sarebbe potuta essere basata sull'esito del famoso ricorso al TAR discusso qualche settimana fa e così via. Nel tempo vedremo quali saranno gli elementi e avremo modo di riparlarne anche nel corso dei prossimi incontri. Di sicuro, se si vogliono riavere gli scudetti per via giudiziaria, l'unica strada possibile è quella dell'articolo 39. Per riavere gli scudetti per via giudiziaria dovranno darci ragione in un nuovo processo sportivo. Per avere un nuovo processo sportivo bisogna che la Corte federale accetti la richiesta di revocazione. Per poter presentare la richiesta di revocazione bisogna che ci siano dei fatti nuovi certificati, come dicevamo prima, da una sentenza, da un pronunciamento, da un qualche cosa che ci permetta di farlo. In assenza di tutto questo, visto che sembra diventato abbastanza difficile che possano mai darci ragione per via giudiziaria, è evidente che forse altre strade potranno essere più utili, ma avremo modo di riparlarne. Nel corso di questo incontro quindi abbiamo visto la questione scudetti, a che punto siamo, eccetera. Ripeto, avremo modo di riparlarne. Nel prossimo incontro invece parleremo della fantomatica cupola, quella che stava al di sopra di questa associazione per delinquere.